Entriamo in collegamento nella sfida tra i Dam e i ragazzi del Love Napoli, 1-1 è finito così il primo tempo, è iniziato da una decina di minuti il secondo con i Love Napoli, adesso in avanti con il capitano Daniele Fusco, si incaponisce in questa azione personale, ne supera due, poi Daniele Fusco però si lascia fermare dagli avversari, ecco però il break da parte di Fabio Rico che allarga per un compagno, la palla messa in mezzo a cercare Albanese, arriva male il cross da parte di D'Onofrio, ha giocato fin qui una buona partita, crolla che torna dopo l'espulsione, dopo la giornata di squalifica, Tiano lascia scorrere questo pallone che conquista Fusco, palla vicina per Crolla, prova ad accentrarsi, arriva il fallo da parte di D'Onofrio, giusto il calcio di punizione, va Crolla, vicino per Sica, la palla che viene toccata, ancora Sica che rientra, Polla, palla buona per Crolla, l'1-2 tra i due, supera Teano, arriva il tiro di Fusco che quasi toglie il pallone dai piedi di Sica. Calcia Fusco sul fondo, Pontieri batte la laterale, la rimessa al fondo, scusate, c'era solo, ha salvato un gol sul finire del primo tempo, Teano. Supera Fusco, ancora Teano, palla al piede, dentro il pallone per Albanese, la sponda dietro per Ciro Teano, prova ad andare ancora il capitano dei Dam, si rifugia da Fabio Rico, il numero di Fabio Rico su Fusco, prova ad andare Fabio, ancora il numero 10 dei Dam che ha colpito una traversa pochi minuti fa, la palla per Teano persa, allora va Crolla, palla al piede, Crolla, passaggio lungo a cercare Fusco, arriva la chiusura perfetta di D'Onofrio che prova ad andare. Cerchio di centrocampo, il tiro da fuori e il gol di D'Onofrio. Arriva il vantaggio dei Dam, in questo caso non perfetto Ferrara. L'esultanza dei Dam, gol di D'Onofrio. 2-1 dei Dam, qui inquadrati. Un po' di rimproveri, danni di Daniele Fusco, si perderà un po' di tempo, allora non interrompiamo qui il nostro collegamento. 2-1 a favore dei Dam. Eccoci qui con il migliore in campo, Dam vittoriosi contro il Love Napoli 3-1, Mario Albanese. Allora Mario, doppietta, siete però stranamente partiti sotto con un gol da calcio d'angolo, come mai? Eravamo fermi, abbastanza fermi. Infatti ho fatto due gol appunto perché mi sono creato solo due occasioni. Senti, il primo però davvero di pregevole fattura, un bel diagonale dalla sinistra, te ne sei andato, un bel gol. Sì, un bel gol, il primo tiro della partita diciamo da parte nostra, il primo gol. Senti, secondo te cosa non ha funzionato questa sera? Hai visto la squadra un po' bloccata? Troppo fermi, senza correre proprio, zero. Quindi che consiglio puoi dare tu per risolvere questo problema? Di metterci in forma il prima possibile. Questi due gol sono per la mia sposa e per la figlia di Fabio. Va bene, senti, un'ultima domanda. I Dam sono a punteggio pieno e con una partita in meno, quindi il primo posto sembra vostro. Speriamo. Siete la squadra da battere? Diciamo di no, c'è ancora la strada è ancora lunga. Va bene, grazie Mario, ciao. Eccoci qui con il migliore in campo, Dam vittoriosi contro il Love Napoli 3-1, Mario Albanese. Allora Mario, doppietta, siete però stranamente partiti sotto con un gol da calcio d'angolo, come mai? Eravamo fermi, abbastanza fermi. Infatti ho fatto due gol appunto perché mi sono creato solo due occasioni. Senti, il primo però davvero di pregevole fattura, un bel diagonale dalla sinistra, te ne sei andato, un bel gol. Sì, un bel gol, il primo tiro della partita diciamo da parte nostra, il primo gol. Senti, secondo te cosa non ha funzionato questa sera? Hai visto la squadra un po' bloccata? Troppo fermi, senza correre proprio, zero. Quindi che consiglio puoi dare tu per risolvere questo problema? Cercare di metterci in forma il prima possibile. Questi due gol sono per la mia sposa e per la figlia di Fabio. Va bene, senti, un'ultima domanda. I Dam sono a punteggio pieno e con una partita in meno, quindi il primo posto sembra vostro. Speriamo. Siete la squadra da battere? Diciamo di no, c'è ancora la strada è ancora lunga. Va bene, grazie Mario, ciao.